ritrovati carissimi amici di FantaWorld, torna il Fantacalcio, tredicesima giornata appunto di Serie A e di campionato. Come sempre analizziamo tutte le partite, tutti i consigli e tutti i dubbi insieme a Salvo e Claudio, a cui do il benvenuto. Ben ritrovati. Ben ritrovati. Allora, dopo quest'Italia che ci ha fatto un po' sudare, anzi direi tanto sudare perché ancora la qualificazione mondiale non ce l'abbiamo e se ne parlerà a marzo, ci ritroviamo nel campionato. Il fegato così non spappolato, il fegato spappolato. Come disse esatto. Vasco. Esattamente, non è so canzone, bravo Salvo che ha fatto subito, ha colto la citazione musicale. Le citazioni musicale. Subito le colgo. Giusto, è giusto coglierle. Allora, la tredicesima giornata, faccio subito la lista di squalificati, poi altri due appunti e poi ci tuffiamo subito con i consigli. Allora, squalificati la tredicesima giornata. La Fiorentina ne avrà out due, ovvero Martinez quarta e Milenkovic, quindi praticamente la coppia centrale difensiva. Poi Adrien Silva per quanto riguarda la Sampdoria, Nicolau dello Spezia e poi Makengo dell'Udinese e poi la coppia Vessa-Kalinic per quanto riguarda il Verona. Yes. Allora, prima di appunto iniziare con la prima partita di Sampdoria... avete detto niente sulla mia maglia, sulla tuta, niente avete detto sulla mia tuta, bella. Infatti... ci stavamo arrivando. Però mi ci devi far arrivare. E quindi allora, facciamo così, senza fare troppa retorica... ti dico, ma guarda che cosa indossa Salvo, ecco, cosa sarà mai? È una bellissima tuta di questa stagione della Juve, nera e arancione, con questo accostamento bello. Molto bello. Vi assicuro che ci sono anche i pantaloni di tuta, come questa. che non puoi far vedere. Per il vostro rispetto, no? E quindi qui a meno che non sei mutanda adesso. No, tuta messa sempre completo, quindi. Vi assicuro che ci sono, però non posso farli vedere. Allora, tuta che ci hanno, che mi hanno in questo caso gentilmente regalato i nostri amici di Calcio 2022. Faccio vedere proprio il sito web in questo caso, dove potete andare a ordinare la qualsiasi, sia tute come in questo caso, ma anche maglie di Serie A, maglie campionati esteri, Liga, Premier, Bundes, calcio femminile, insomma, ma anche maglie retro, maglie vintage. Quindi tanto assortimento qui su Calcio 2022. Soprattutto in questo periodo che c'è Black Friday, secondo me conviene ancora di più investire in questo sito, perché comunque, come potete vedere, la nuova promozione recita che per un ordine superiore a 59 euro avrete una maglia in omaggio, per ordini superiori ai 99 due maglie in omaggio più la spedizione gratuita in questo caso, mentre con ordini superiori ai 159 ben tre maglie gratuite con la spedizione gratuita. Quindi per chi vuole fare regali di Natale ad amici, fratelli, compagni e tutto, potete anche regalare appunto queste maglie gratuite e il resto ve le tenete per voi, diciamo. Quindi grande risparmio e grande convenienza in questo caso sul nostro sito, sul sito di Calcio 2022. Una cosa importante, la maglia gratuita deve essere maglia di quest'anno, quindi della stagione 21-22. Non potete richiedere una maglia gratuita vintage oppure di altre annate, diciamo. E altra cosa che voglio sottolineare per non cadere in errore, la maglia gratuita non va aggiunta nel carrello, ma va richiesta nelle osservazioni. Quindi una volta completate l'ordine, scrivete FantaWorld come codice sconto, anzi FV, per avere il 10% di sconto sul totale. E in più nelle osservazioni scrivete maglia gratuita, ad esempio maglia del Milan, taglia L, nome tizio, diciamo. Quindi in questo caso potete fare l'ordine con la maglia gratuita. Se la aggiungete nel carrello, purtroppo verrà pagata, ecco perché non la considerano come gratuita. Questo è uno sguardo di insieme sul sito Calcio 2022. Ed è giusto comunque poter spiegare anche come navigare e come comportarsi, no, per l'acquisto di queste maglie, che sono veramente fantastiche. Quindi vi consigliamo appunto di andare a dare un'occhiata, anche perché il link ovviamente lo trovate in descrizione. Così come trovate in descrizione un altro link, che è quello dell'app OneFootball, che è il nostro, uno dei nostri sponsor appunto per quest'annata. Un'app molto utile che vi invito appunto a scaricare, a fare il download, perché è un'app utile appunto per tenersi aggiornati su tutti quelli che sono gli aspetti del calcio europeo, del calcio anche extra Serie A appunto, e non solo, e quindi si parla anche di nazionale, no? Perché ne abbiamo parlato prima, no? le varie qualificazioni, adesso ci saranno i sorteggi per i playoff, quindi su OneFootball trovate anche queste chicche, no? Dell'ultima ora, degli ultimi giorni, quindi andate a dare un'occhiata. Direi che è tempo di salotto. Allora, partiamo subito sabato alle ore 15, la sfida fra Atalanta e Spezia. Io partirei con Claudio, dubbio tutto in attacco, perché ti chiedo se da più 3 c'è meglio Ilicic o Nzola. Ma Nzola sinceramente non mi dice niente, soprattutto in una partita così difficile, ecco, per lo Spezia. Ilicic
Certo, è in ballottaggio, però sicuramente anche se dovesse subentrare potrebbe dire la sua. Quindi ti dico il Ciccio Zecco. Così come l'attacco dell'Atalanta è sicuramente da preferire. Zapata per adesso è on fire, quindi è sicuramente da primissimi slot. Muriel si schiera, ecco, bisogna sperare sempre in Muriel, soprattutto in partite del genere. Dello Spezia diciamo che li terrei fuori questa volta, un po' tutti gli attaccanti, ecco. Sì, Verde è sempre da ultimissimi slot in leghe numerose. A proposito di gente da tenere fuori, caro Salvo, vado, diciamo, ti introduco al salotto chiedendoti se in difesa i due esterni, cioè Bastoni da una parte e Amian dall'altra, si possono anche qui lasciare fuori. Cioè, se in difesa nello Spezia vedi veramente poca roba. Al limite il solo Bastoni comunque può essere un'idea sempre su cui andare, ma anche qui leghe numerose, perché comunque anche quando lo Spezia perde comunque il 6 lo porta a Bastoni, quindi sì, se siete in emergenza può essere lui la soluzione che appunto vi tampona eventuali problemi nei titolari. Per e poi resto, Mele in campionato non c'è. Perché gioca bene solo nella Danimarca e quindi okay. Arriverà il momento in cui Mele farà bene, secondo me può essere anche questa giornata. Voglio dare fiducia al danese, al pari di Zappacosta vanno messi entrambi, con preferenza ovviamente in questo caso per Zappacosta, mentre a livello di centrali un po' tutti possono andare bene nell'Atalanta. Se ti devo fare un nome su tutti ti dico Palomino, ma anche Toloi, Jim City comunque possono dire la loro, e Musso stavolta può essere da più uno. Quando dico che Musso prende il più uno lo prende sempre, quindi fidatevi, magari ma ci azzecchi anche questa volta. Allora Claudio, per quanto riguarda invece il centrocampo, c'è qualcosa che prenderesti in questa mediana in generale, proprio in questa partita? Fammi un quadro in generale della situazione a centrocampo. Ma mi ispira tanto Pasalic in questa partita, quindi partite, primo nome ti dico lui. Sì, esatto, proprio da inserimento. Sì. Anche più di Malinowski forse, anche se ovviamente Malinowski anche lui da primi slot. Quindi loro due su tutti, poi dietro comunque De Roon e Freuler per il buon voto, nello Spezia anche il buon Maggiore, in questo caso da ultimi slot in leghe numerose. Sì, si può anche schierare. In questo caso. È l'ex Kovalenko. Sì. Secondo me mi ispira un pochino l'ex Kovalenko. Che dici? Dici tu come azzardino. Come azzardo di giornata, pazzia di giornata. Però se Musso non subisce gol. Però magari da 6,5, ecco, dai. Magari questo. Questo potrebbe essere. Allora, sabato alle 18 c'è invece uno dei due, immagino, anzi tre forse, big match di questa tredicesima giornata, ovvero la sfida all'Olimpico fra la Lazio di Sarri, che è l'ex allenatore appunto della Juve. Quindi Lazio-Juventus sabato alle 18, Salvo inizio da te e ti chiedo di farmi due nomi su tutti in difesa. Allora, ti faccio i nomi di Bonucci nella Juventus e poi di Quadrado sempre nella Juventus. Questo perché nella Lazio non prenderei nessuno, onestamente, anche perché c'è un'emergenza anche per quanto riguarda i terzini, sono fuori Lazzari e Marsic. Oh, sì. Quindi vediamo chi si adatta. Radu o Patric dovrebbe adattarsi a terzino, non so con quali risultati. Acerbi sinceramente non lo metterei, o comunque lo metterei in ballottaggio con altri difensori. Come ti ho detto, Bonucci e Quadrado sono i primi slot di giornata. De Ligt e Alexandro un gradino sotto. De Ligt però appena, cioè proprio da secondo slot comunque, perché comunque avrà di fronte, non avrà di fronte Immobile, quindi potrebbe anche qui essere agevolato e portare a casa un buon voto. Comunque mi ispira di più di tutti Bonucci in questa sfida. Sempre tu a centrocampo, gioco di coppie, Luis Alberto e Milinkovic-Savic oppure Chiesa e McKennie dal lato bianconero? Milinkovic-Savic e Chiesa sono i due primi slot di questa partita, sono i due primi slot di giornata che vanno messi entrambi come sempre. Mi aspetto anche bonus da entrambi, quindi non abbiate dubbi. Luis Alberto in questo caso è un gradino sotto, ma anche lui è schierabile tranquillamente. McKennie un po' sotto Luis Alberto, quindi in questa mini classifica li mettiamo così, con Milinkovic e Chiesa su tutti e gli altri un po' sotto. Mentre come altri centrocampisti, Locatelli vuole riscattarsi dopo qualche valutazione non proprio perfetta e può portare anche qui un 6,5 secondo me. E ci siamo dimenticati di Felipe Anderson, non ci scordiamo di Felipe Anderson perché va lanciato, che potrebbe addirittura fare il falso 9 secondo le prove di Sarri, quindi attenzione. Ormai Felipe per noi è un attaccante, quindi è difficile ricordarlo anche se... Lo stavo dimenticando anch'io, mi sono aggiunto alla... Esatto. Claudio, a proposito di attacco invece, volevo chiederti, no, farti un po' una provocazione. Ken, secondo te, può essere un'idea stuzzicante? Perché ha recuperato all'infortunio, si è messo in mostra in qualche amichevole e considerando le non perfette condizioni di Dybala che torna dal Sud America, Morata che comunque è un po' inceppato, magari...
Ma però a me non stuzzica. A me stuzzica più Morata invece. Morata che secondo me deve dire la sua in questa partita. La Juve ha bisogno di lui, soprattutto in campionato. Quindi ti dico Morata, Kien invece non lo vedo benissimo. Vedo comunque un po' meglio rispetto a Morata Dybala. Quindi dico Dybala, Morata, Kien per quanto riguarda la mini classifica in casa Juve. Nella Lazio di state ci sono attaccanti Pedro, che comunque in forma si può lanciare da terzo slot. Poi Murici, appunto, non si sa se giocherà, però non lo darei a me. Beh sì, infatti, lui forse è uno di quelli da lasciare fuori a prescindere. Andiamo invece a un altro big match, perché quello fra Fiorentina e Milan è a tutti gli effetti un big match alle 20:45 di sabato. Claudio, inizio da te e ti chiedo se Igor da una parte e Kalulu dall'altra si possono, diciamo, lasciare fuori perché magari sono a rischio insufficienza. Sì, non sono grandi nomi, soprattutto Igor, quindi sicuramente da tenere fuori. Kalulu ovviamente se siete in emergenza, se l'avete preso magari come vice Calabria, anche se non penso. quindi sono giocatori che possono stare tranquillamente fuori. Giocatori stuzzicanti sono i due centrali del Milan, ovviamente sempre tra top assoluti, soprattutto Tomori. Teo Hernandez ovviamente va lanciato. Nella Fiorentina è più difficile andare a trovare qualcuno vista l'emergenza. Biraghi sempre l'unico che si può andare a pescare. In porta meglio l'ex Tatarusanu, anche se può subire il gol. Un gol lo può subire, sì. Esatto. Abbiamo detto anche chi segna. Chi può segnare. A proposito di Vlahovic, Salvo, vengo da te per parlare d'attacco e ti chiedo, ovviamente oltre a Vlahovic, ormai è un primo slot e si mette, ormai l'ho capito da quello che avete detto, se Giroud può essere un'idea stuzzicante, perché ok, c'è Ibra, però Giroud anche a partita in corso, magari una partita chiusa che magari il Milan non riesce a sbloccare, può essere un fattore. Ci sta, assolutamente. Può essere quella carta sorpresa che mettete da terzo slot che subentrando vi può portare gioie. Anche perché la Fiorentina comunque c'è dietro, non ha più nessuno come centrale. Quindi mi aspetto in questo caso un Milan protagonista dal punto di vista offensivo. Quindi Ibra, Giroud, Rafa Leao su tutti che metterei tranquillamente, sono da schierare. Quindi tutti i giocatori offensivi secondo me vanno messi in questa partita. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Claudio, andiamo invece al centrocampo, perché ti chiedo come vedi l'ex di turno, ovvero Giacomo Bonaventura. La vedo bene, perché a me piace sempre l'idea di mettere qualche ex offensivo che solitamente colpisce. Quindi anche Bonaventura va lanciato, lo vedo abbastanza bene. E nella Fiorentina soprattutto lui andrei a rischiare come centrocampista, anche lo stesso Castrovilli, ecco, non mi dice niente. Torreira magari per un buon voto si può andare a mettere, ma parliamo sempre di quarto slot, ecco, in un classic. Nel Milan ne vedo meglio fra tutti che sì, ecco, può essere quel giocatore che magari, non lo so, un rigore per il Milan, e quindi un rigorino per il Milan e che sì, va a timbrare. Quindi lo vedo soprattutto Igor avventato su Ibra così. Esatto. Da ultimo uomo. Infatti, e ci pensa che sì. Un po' sotto Diaz e poi tutti gli altri. Quindi Tonali e Selemakers ancora sotto. Assolutamente sì, sono d'accordo con voi. Passiamo al lunch match di domenica alle 12:30, la sfida fra Sassuolo e Cagliari. Qui faccio tre domande che sono tutte tre secche. Iniziamo da Salvo. Scamacca o Keita? Scamacca. Scamacca che deve tornare a segnare, perché ha fatto solo due gol in quella partita in cui ha fatto doppietta. C'è bisogno del Sassuolo dei suoi gol, e quindi è uno che secondo me può timbrare questa giornata. Quindi Scamacca un po' sopra Raspadori, ma entrambi come sempre sotto Berardi, che è un primo slot che si schiera ogni giornata. Come è primo slot anche João Pedro nel Cagliari, che si deve lanciare anche lui. Può essere una partita da rigore, e quindi Berardi e João Pedro sullo stesso piano, con un po' di preferenza ovviamente su Berardi che gioca in casa, ma occhio appunto alla Spadoria e Scamacca, che possono essere messi in ballottaggio da qualche fantallenatore. Secondo me soprattutto Scamacca va schierato. Sempre tu, Frattesi o Marin? E anche qui vado sul Sassuolo, e quindi Frattesi, che ha fatto benissimo le ultime giornate, può ancora confermarsi, chissà, perché comunque gli inserimenti li porta sempre. E quindi può essere pericoloso anche contro una squadra che concede, quindi va schierato più di tutti gli altri centrocampisti del Cagliari. Marin è un po' sotto forma in questo momento, quindi aspetterei la partita quella in cui si sblocca anche mentalmente per schierarlo, come Strootman, De Jong, tutti i giocatori da accantonare. Nel Sassuolo scommessina Traoré, che secondo me può portare bonus, che sia più 3 o più 1, il buon Traoré si può lanciare. Da vedere, esatto, da vedere. Claudio, invece, anche per te, dubbio secco in difesa, Ferrari o Godin? Ferrari, perché
mi dà più certezza. Godini, da quando gioca a Cagliari, non mi ha mai convinto, quindi dico Ferrari secco. Per il resto, forse nel Cagliari l'unico è Lico Giannis, magari sempre per qualche calcio piazzato, può avere anche la meglio su Muldor. Come ti dico, Lico Giannis da una parte, Ferrari dall'altra, e in porta li vedo sullo stesso livello, sia consigli sia Cragno. Questa è una partita anche da 2-2, 1-1, comunque da gol, da pari, subire. Ecco, possono subire. E tutte e due possono essere soltanto da modificatore, però i gol sono dietro l'angolo. Sono d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te. Allora, domenica alle ore 15 ci sono ben due match. Iniziamo col primo, ovvero la sfida fra Bologna e Venezia. Claudio, inizio da te. Diciamo una sfida fra seconde punte, Barrow oppure Okereke? Allora, Barrow, che è fermo da un po' come a livello di gol, anche se comunque le prestazioni sono buone. Ha fatto quella fase, quella finestra di gol consecutivi e poi si è un po' fermato, ed è la partita giusta per riscattarsi nuovamente. Anche se Okereke è un'idea stuzzicante nel Venezia, ecco, non lo andrei a scartare del tutto, e da terzo slot in leghe abbastanza numerose lo andrei, ecco, a schierare, anche più di forte. Nel Bologna comunque vedo ancora meglio Arnautovic in generale, quindi sì. Anche perché è rigorista, quindi fiducia assoluta. Assolutamente sì. Salvo Svanberg, può essere un'idea da 6,5 in mediana? Può darsi, comunque è una partita in cui il Bologna può trovare terreno per segnare, ma questa è una partita da gol, quindi Svanberg lo proverei a mettere perché è uno che si inserisce. Poi Aramo, in questo caso è anche qui un primo slot di giornata, nonché rigorista, quindi va lanciato senza dubbi. Anche Busio può essere una scommessina che ci può stare, secondo me, a determinate leghe. E poi, come altri centrocampisti, ti dico Soriano, che lo diciamo sempre, può essere la giornata del gol, stavolta non arriva mai. Stavolta ti dico che magari fa assist e poi fa più tre, ti dico che può essere la giornata giusta del bonus. Arriva da un fatto assist, e quindi andiamo per gradi, vediamo cosa riserverà questo match. Claudio, torno da te per chiederti: Iki, la spinta quindi del terzino scozzese, oppure Caldara? Giocatori che non mi dicono granché da ultimi slot, più che altro magari possono prendere un buon voto, li vedo più che altro sullo stesso livello, a livello di voti, possono anche prendere la sufficienza, quindi non ti so dare una preferenza assoluta. Così come Ceccaroni, li vedo, Caldera e Ceccaroni più o meno come voti li vedo lì, sullo stesso livello. Su tutti i teate, ecco, è quello che sta facendo molto bene, quindi lo andrei a lanciare nuovamente, ecco, anche meglio di Sumarò, compagni, sì, di reparto lì. Questa è una bella, forse una bella difensore di giocata, esatto. Forse in questa partita, diciamo. Sì, e penso che sia anche uno dei maggiori giocatori da evidenziare anche per l'asta di gennaio. Ci sarà tanta lotta. Perché è un titolarissimo diventato, ovviamente. Occhio all'assenza di De Silvestri, lo diciamo, per chi se lo fosse perso. De Silvestri salterà questa sfida, dovrebbe giocare forse Skovolsen da esterno di centrocampo, quindi poca roba. Sì, diciamo a tutta fascia, tutta fascia Skovolsen. L'altra sfida di domenica alle ore 15 è Salernitana-Sampdoria. Salvo, inizio da te e ti chiedo di farmi due nomi in generale. Allora, i nomi non so quanto possono essere utili, perché è una sfida, secondo me, pericolante per entrambe le squadre, quindi ci saranno dei gol, anche dei brutti voti in difesa. Comunque le certezze sono Yoshida, che comunque gioca sempre, ti porta il suo voto ed è uno forse il migliore da prendere in questa sfida in generale. E poi ti dico Augello, comunque può offendere dal lato di Zortea, che non è eccellente in difesa. Possono essere loro due i nomi un po' più da evidenziare, per il resto vedo tanti 5,5, 6 col giallo, insomma, una sfida che non mi dice tanto in chiave difesa. E poi Odero, un po' meglio di Belez, può subire massimo un gol. Sempre tu, in attacco, ti chiedo, Bonazzoli, essendo un ex, è un'idea così folle da schierare? Non è male, non dispiace, sinceramente. Fa parte di quel gruppone, diciamo, da terzo slot, esatto, in leghe numerose, ecco. In una lega 10 si può pensare... Alla Okereke. Sì, sì, anche se Okereke lo vedo un po' meglio, sinceramente, sì, nonostante non sia un attaccante centravanti. Quindi da terzo slot in una lega 10 ci può stare, dipende dalle alternative. Comunque, forse... Lo proverei anche un po' meglio di Simi, cioè forse una pazzia, però in questo momento mi dice più lui che Simi, che lo vedo un po' più statico. Ribery per la sufficienza, nulla più, al massimo per un assist. Mentre nella Samp ci sono Caputo, Gabbiadini e Quagliarella, sono sempre in tre per due posti. In questo momento il migliore è Caputo, che si deve lanciare anche da secondo slot, mentre gli altri due possono essere utili per completare il reparto. Quagliarella sempre per i rigori, si spera, a questo punto.
Ma occhio alla copertura, perché può anche entrare al 79esimo, insomma, non prendere voto. Quindi fate attenzione a Quagliarella, a non metterlo troppo con fiducia. Assolutamente sì. Claudio, chiudiamo con te questa partita. A centrocampo ti chiedo se Obi o Ekdal possono meritarsi magari un quarto slot a centrocampo. Sfida la cardiopalma, praticamente. ma forse Ekdal può... che comunque è sempre in ballottaggio, quindi ti dico lui da ultimissimo slot, ovviamente. Di meglio si può trovare lato Salernitana, sicuramente Koulibaly, L, sì. Diciamo L per il buon voto, e nella Samp Thorsby per quanto riguarda la mediana, e Candreva, diciamo, per quanto riguarda la fascia. Sì, diciamo che sono questi forse i nomi ovviamente più di spicco in questo match. Andiamo invece al terzo big match di questa 13ª giornata, forse quello più interessante sulla carta, quello di più alta classifica, ovvero fra Inter e Napoli, domenica alle ore 18 a San Siro. Claudio, un nome per parte in difesa. Una partita che non riesco a interpretare, perché c'è quando a decifrare. C'è quando finisce 0-0, c'è quando finisce a gol. Ma ti dico, allora, nell'Inter... Offana probabilmente di De Vrij, sì. Skriniar, quindi ti dico i due centrali potenti, Skriniar e Koulibaly. Sì, dai, sono meritati in campo. I due perni, esatto, i due perni. Poi in generale comunque sono difensori che possono essere schierati, ecco, appunto a parte Koulibaly, Rachmani. Certo, Mario Rui può andare più in sofferenza contro Darmian, quindi magari lo mettere un po' sotto per quanto riguarda il reparto difensivo del Napoli. Lorenzo meglio, e nell'Inter Bastoni meglio di Ranocchio, Ranocchio o D'Ambrosio, ecco, bisogna vedere un po' chi giocherà, però appunto i sicuri sono Bastoni e Skriniar. In porta Andanovic e Ospina li vedo sullo stesso livello, ecco, non riesco appunto a decifrare questa partita, quindi li vedo sullo stesso livello e si possono sicuramente schierare, ecco. Sembra il classico big match da 1-1, sembra, sulla carta. Sì. Potrebbe esserlo, però Claudio dice no, potrebbe anche finire, non so, 2-0 per l'Inter o 0-2 per il Napoli. Una partita difficile da leggere in generale. Molto, sì. Difficile la, la famosa tripla, no? La partita da tripla, come si diceva una volta. Salvo, invece, vengo da te per chiederti due nomi, anche qui su tutti, ma in mediana, quindi andiamo salendo. Allora, in mediana mi aspetto il riscatto di Barella dopo le prestazioni non proprio eccellenti in nazionale, stavolta può fare una bella partita, ed è il miglior centrocampista nel lato Inter. Nel lato Napoli, Fabian Ruiz si merita, secondo me, di essere titolare in questa sfida, può, chissà, fare il suo tiro, ecco, dalla distanza. Zielinski, un gradino sotto, secondo me, può essere comunque anche lui schierabile. Zambaghissà e Brozovic per una sufficienza. E poi occhio alla scommessa Perisic, che non accantonerei del tutto, perché comunque è un giocatore sempre pericoloso, può fornire assist, quindi occhio a non metterlo direttamente fuori. E poi volevo aggiungere, chissà, Di Marco può essere la soluzione proprio impazzita per quanto riguarda la difesa, nel senso che magari ti subentra, può battere i piazzati. Forse tra i difensori è quello che è meno a fase difensiva alle spalle, ma può portare bonus, quindi può essere chissà la scelta migliore da fare in difesa questa giornata, in questa sfida. Sì, è quello più portato ad offendere, sì, sicuramente, rispetto a tutti gli altri difensori. Potrebbe essere un'idea. Trovi in attacco Correa oppure Insigne? Ah, giocatori che vedo sullo stesso livello, però ti dico comunque Insigne, leggermente meglio Insigne, perché magari dovrebbe essere il titolare, più titolare, ecco, rispetto, sì, a Correa. Anche se in questa sfida vedo meglio le punte, ecco, quindi ti dico Osimhen, Dzeko e Martinez sopra Insigne e Correa, quindi ecco, sfida da punte, secondo me potrebbe... se deve decidere qualcuno la partita sono loro che la possono decidere, la decide la punta, sì, probabilmente. Sì, come quasi sempre succede, sì, potrebbe essere ovviamente una soluzione per questo match. Domenica alle 20.45 Marassi andrà in scena alla Roma proprio contro il Genoa. Claudio, inizio da te e ti chiedo se a centrocampo Rovella può essere la scommessona di giornata. Beh, sì, può essere una scommessina interessante, ecco, magari l'unica da fare a centrocampo nel centrocampo del Genoa. Magari può giocare un po' più avanzato e ci può stare ovviamente sempre da ultimi slot. Quindi solo lui da andare a prendere al massimo a centrocampo del Genoa. Nella Roma, ecco, restano gli stati centrocampisti Pellegrini. Comunque ci vuole una copertura in questo caso. E Veretout, quindi giocatori, ecco, rimasti
che possono essere sicuramente da bonus, e sotto loro vedo Cristante che in base al modulo potrebbe anche giocare difensore centrale, quindi ecco, si perde un po', esatto. Vedremo che modulo Mourinho vorrà adottare da ora in poi, dopo l'esperimento non forse ben riuscito contro il Venezia. Salvo, esatto. Andiamo in difesa, ti chiedo Cambiaso oppure Ibáñez? Ma allora, in questo caso ti dico Ibáñez comunque. La Roma deve comunque ritrovare solidità difensiva, tra l'altro mancherà Caicedo sicuramente, mancherà forse, credo, anche Destro, anche lui, quindi magari la Roma può trovare appunto solidità dietro. Cambiaso, questa è una scommessina, ecco, da un terzo slot questa giornata, per chi lo vuole schierare, è l'unico comunque da prendere nel Genoa, dato anche l'infortunio di Criscito dell'ultima ora, appunto, che dovrebbe saltare questa sfida, quindi attenzione. Mancini, questo è un nome interessante, può riscattarsi anche lui da prove non sempre sufficienti, e poi Karlsdorp, anche lui lo proverei a mettere per spingere anche per un assist. Per quanto riguarda l'attacco, sempre tu, Pandev oppure il grande ex Eldor Shomurodov? Bella, l'ex Shomurodov mi stuzzica, può giocare anche in coppia con Abraham in questo 3-4-1-2 nuovo, magari, che ha provato, vediamo se lo conferma. In questo caso può essere quello che... può essere un attaccante da prendere oltre l'inglese, anche perché nel Genoa, come detto, Caicedo destro, Caicedo è destro fuori, forse potrebbe giocare il giovane Bianchi, ma non penso che qualcuno lo abbia preso, assolutamente. E poi occhio sempre a Mkhitaryan, Zaniolo, giocatori sono finiti in questo momento in panchina, vediamo se ci sarà spazio per loro da mettere con una copertura in questo caso. Assolutamente sì, perché che poi scherzo del destino, il nuovo arrivato Shevchenko, che era un grande attaccante, si ritrova senza attaccanti al giorno del suo esordio in Serie A ad allenare. Contro una possibile coppia di attaccanti che promette gol, quindi. Esattamente, quindi proprio una beffa sarebbe questo per lui. Allora, le ultime due sfide della 13ª giornata si giocano di lunedì. La prima è alle 18.30 al Bentegodi fra il Verona in formissima di Tudor e l'Empoli. Claudio, inizio da te e ti chiedo Tonelli o Ceccherini? Ceccherini, anche se anche lui in ballottaggio, però comunque ti dico lui fra i due. Nell'Empoli non mi convince nessuno, perché anche lo stesso Stojanovic comunque al di fronte Lazovic potrebbe faticare. Marchizza, Paroni, quindi ecco, gli esterni e neanche i centrali, ecco, non mi convincono questa giornata. Quindi andrei sulla difesa veronese, quindi Paroni va schierato sicuramente. E fra i centrali, Casale potrebbe essere un nome interessante, comunque viene da buone prestazioni. Per chi l'ha preso, magari può essere una scommessina anche lui interessante. Sì, ci si può puntare sicuramente uno slot. Esatto, in porta Montipolo vedo meglio rispetto a Vicario, anche se comunque il gol può subirlo. Sì, lo può subire il Verona un gol. Salvo in attacco, sfide fra seconde punte, Caprari o Di Francesco? Ma qua ti dico Caprari, perché vedo il Verona comunque protagonista della partita e può tornare al gol Caprari dopo un po' che magari non ha segnato, ma è stato sempre nel vivo dell'azione, quindi ci sta a confermarlo anche in una Lega 8, secondo me è schierabile tranquillamente. Pinamonti può essere un azzardino per chi magari si punta sui rigori, in questo caso non avrà una sfida semplice, però c'è appunto l'occasione dei rigori e quindi appena sotto Caprari nelle gerarchie. E poi c'è Simeone, che in questo momento guai a tenerlo fuori, vediamo se segna anche contro l'Empoli, ha segnato contro tutte le big, vediamo se con l'Empoli si ferma o segna solo nei big match, diciamo. Esatto, sarebbe un paradosso, Sì, è un po' una prova del 9 per lui, paradossalmente contro una squadra sulla carta più scarsa delle altre. Se segni anche con l'Empoli abbiamo di fronte un giocatore straordinario. Esattamente, un giocatore cambiato rispetto appunto agli anni precedenti. Claudio, centrocampo, Miguel Veloso oppure Samuele Ricci per un 6,5? Forse Ricci può essere più per un 6,5, magari Veloso da quando ha perso pure la skill da rigorista, ecco, ha perso un po' più da pill. Però sono giocatori che comunque vedo un po' sullo stesso livello, quindi ecco, qua, ovviamente da ultimi slot. Certo. Sopra comunque a livello di centrocampo sicuramente Barak, su di tutti per quanto riguarda, anzi su tutto in generale, su tutti in generale in questa partita va assolutamente confermato. Un po' sotto Lazovic. Nell'Empoli, ennesima scommessa, può essere Bandinelli, ecco. Poi, per il resto, non mi convince nessuno. Sì. Forse Bairami da subentrante, magari, se volete. Bairami, Bairami ormai è diventato un azzardo, praticamente, Bairami ogni giornata. Sì. Basta che vi coprite. Magari se ve la sentite lo azzardate.
Sì, vedremo, no? Le famose opportunità che in teoria dovrebbe dare Andreazzoli nel corso della stagione. Le attendiamo. Così ha dichiarato. Allora, l'ultimo match è quello di lunedì alle 20.45 fra Torino e Udinese. Salvo, parto con te e ti chiedo Sanabria oppure Beto? Quindi un possibile subentrante della squadra che magari potrebbe essere sulla carta favorita oppure il titolare della squadra fuori mezzo. Ma sulla carta favorita non lo so, vedo una sfida molto equilibrata, sinceramente, quindi... Forse la vedo più da pareggio. Comunque, come attaccante, io tra i due ti dico Beto, che è veramente troppo in forma per lasciarlo fuori. A livello dei provinciali è uno dei più interessanti da mettere anche contro questo Torino. Belotti può essere anche lui sullo stesso livello. Sarabria un po' sotto, come detto. E poi Deulofeu, diciamo, allo stesso livello. Quindi Beto e Belotti un po' da secondo slot, e gli altri per completare il reparto soltanto a livello di attaccanti. Andiamo in difesa, parliamo dei due braccetti di destra delle rispettive formazioni, Gigi o Becao? Allora, io li eviterei entrambi, sinceramente, non è una sfida, secondo me, adatta a loro. Forse Becao comunque quello che dà un po' più certezze, e Nuitink è un giocatore che si può andare a mettere al pari di Bremer, sono i due baluardi della difesa che possono essere confermati per un 6,5. Occhio a Singo e Molina, i due esterni di centrocampo che possono trovare terreno fertile, possono portare bonus. Molina, trova tutto, dovrà sfruttare questa nuova posizione di esterno d'attacco praticamente, perché gioca nel posto 3-1. In questa nuova posizione che gli ha ritagliato Gotti, può portare bonus, quindi attenderei il lunedì appunto per le due frecce, diciamo, delle due squadre. Claudio, chiudiamo con te a centrocampo. Ti chiedo un giocatore che ha un po', diciamo, abbassato il proprio rendimento in queste ultime giornate, ma ti chiedo se appunto Pereira è comunque da considerarsi un primo slot di giornata. Beh, sicuramente sì, diciamo fra gli ultimi dei primi slot, ecco, per quanto riguarda il centrocampo, quindi la fiducia gli si deve dare. Tra l'altro in una partita del genere è il top, cioè quello che spicca fra tutti. Sì, a centrocampo sicuramente. Sì, quindi l'ha messo. Nell'Udinese poi non vedo nient'altro, ecco. Nel Torino, ma forse Pobega è quello che può essere considerato migliore rispetto agli altri. Poi un po' sotto vedo Lukic e sotto ancora Linetti. Sì. Pratt non dovrebbe giocare, quindi ecco, ci sono loro tre. Sì, si può pescare ovviamente da quasi ultimi slot, direi, per quelli del Torino, sì. Mentre Pereira ovviamente si può lanciare da primissimi slot. Va benissimo, siamo arrivati alla fine di questa 13ª puntata del Salotto del Fantacalcio, e quindi abbiamo analizzato la 13ª giornata di Serie A. Da ora in poi andremo dritti dritti fino alla sosta natalizia, quindi comunque il calcio non ci abbandona per almeno un mese e una settimana circa. Io ringrazio Salvo e Claudio ovviamente per i preziosi consigli. Commentate, seguiteci, mettete like e ovviamente a presto con nuovi contenuti targati Fanta World. Un saluto appunto da Fanta World.